Ciao, ciao a tutti, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi nuovo video, sarà un video tutorial in cui voglio mostrarvi come realizzare questo semplicissimo modulo che io andrò a montare a bracciale. Si chiama Aurora Boreale. Ho deciso di chiamarlo in questo modo proprio perché ho utilizzato dei mezzi cristalli AB che fanno dei bellissimi riflessi e secondo me si adatta anche bene per Capodanno, visto che appunto ci avviciniamo a Capodanno. È facilissimo da realizzare, il modulo di base prevede un'incastonatura con la tecnica RAW, che vi ho già spiegato all'interno di un tutorial che vi linkerò nel box informazioni qui sotto e nelle schede in alto. Quindi andrò in questo video a darvi semplicemente delle indicazioni e poi vi farò vedere ovviamente come ho effettuato la decorazione e come andrò a collegare i moduli per realizzare il nostro bracciale Aurora Boreale. Io spero che questo tutorial vi piaccia, vi lascio subito alla lista dei materiali. Per realizzare il nostro bracciale Aurora Boreale abbiamo bisogno di rivoli da 8 mm. Io utilizzerò questi qui che sono Crystal, sono gli 1122 della Swarovski e li utilizzo appunto da 8 mm, ma come ben sapete l'incastonatura RAW si adatta benissimo a qualsiasi tipologia di rivoli, quindi potete utilizzare anche dei rivoli più grandi. Utilizzerò poi dei mezzi cristalli, in questo caso sono i Crystal AB da 3 mm, delle rocaille 15-0 e sono le Starlight della Toho PF557, rocaille 110 e sono sempre le PF557 della Toho, delle perle da 6 mm. Io ne utilizzerò una perché andrò a fare uno spezzone composto da tre diciamo fiorellini centrali e poi andrò a utilizzare della catena, moschettone e anellini vari. E come sempre io vi consiglio di utilizzare un ago numero 12 perché andiamo a lavorare con delle perline molto piccole e un filo Fireline, questo dovrebbe essere da 0,15. Questa è la bobina che utilizzo io. Allora, inseriamo sul lago 4 rocaille 110 e le portiamo alla fine del filo. Ovviamente per creare la prima croce rientriamo nella prima perlina di modo che appunto si formi la famosa croce dell'incastonatura RAW. Ripasso all'interno di queste perline per fissare meglio il lavoro. Ho il filo che fuoriesce dalla perlina di destra laterale, ecco qui come vedete, e adesso vado a inserire 3 rocaille 110 e rientro dal basso verso l'alto per creare il secondo incrocio. Dobbiamo creare 9 incroci totali e più quello di chiusura che poi sarà il decimo. Procedo con gli incroci fino a creare 9 incroci totali e ci vediamo appunto quando ho terminato. Questo è il risultato dei nostri 9 incroci. Rientro nella prima perlina dall'altro lato della fascetta e tiro il filo. Ecco qui. Come vedete, non so se si vede bene, abbiamo la perlina che chiude questo archetto qui. Adesso andiamo a ripetere lo stesso passaggio. Prendiamo un'altra rocaille 110 sul lago e rientro nella perlina opposta per chiudere la croce. Quindi la croce che si viene a formare è questa qui. Queste due sono le perline che abbiamo inserito in questo passaggio.
Ripasso con il filo all'interno di questa sequenza per fissarlo ulteriormente. Ecco qui. Adesso andiamo a stringere l'incastonatura con le 15-0. Quindi prendo una 15-0, ho il filo che fuoriesce da una delle perline, appunto, che si trova da uno dei due lati dell'incastonatura, queste più esterne, e passo semplicemente nella 11-0 successiva. Dobbiamo ripetere questo passaggio fino a completare tutto il giro. Come vedete, ho appena terminato di fare questo giro e ho le rocaie 15-0 tra una 11-0 e l'altra. Ho portato il filo che fuoriesce da una delle 15-0, esattamente fuoriesce da questa 15-0 qui. Inserisco un'altra 15-0 sul lago e rientro questa volta nella 15-0 successiva. Quindi dobbiamo fare un secondo giro di peyote e dobbiamo lavorare in questo modo per tutte le 15-0 del giro. Abbiamo terminato un altro giro di lavorazione e adesso abbiamo il filo che fuoriesce da una delle 15-0 più esterne. Prendo una 15-0 sul lago e rientro nella prima 15-0 che appunto mi capita, quindi nella successiva, in quella ancora dopo, per stringere la lavorazione. Ecco qui, ripeto questo passaggio per tutto il giro fino ad avere dei gruppetti di tre che vi farò vedere appunto al termine di questo passaggio. Come vedete, si è venuta a creare questa sorta di stellina. Ho già inserito il rivoli per farvi vedere l'effetto. Adesso in pratica vado a girare la lavorazione e vado a passare con il filo all'interno delle perline fino a portarmi dall'altro lato, dove dovrò ripetere esattamente gli stessi passaggi che ho appena mostrato per incastonare questo lato qui. Quindi dobbiamo fare esattamente gli stessi passaggi anche dall'altro lato e ci vediamo quando abbiamo terminato. Questo è il risultato finale che abbiamo ottenuto e adesso vado a passare nuovamente il filo all'interno delle 11.0 perché andrò a inserire delle perline in questi spazi che si sono creati tra una 11.0 e l'altra, sia nella base che nella parte superiore. Quindi andiamo a completare in un certo senso l'incastonatura del nostro rivoli. Ho il filo che fuoriesce da questa 11.0 qui, vado a inserire una 11.0 sul lago, rientro semplicemente nella 11.0 successiva. In questo modo, come vedete, tutti questi spazi vuoti si andranno a riempire e ripeto questo passaggio, come vi ho già detto, nella parte inferiore e nella parte superiore. Dopo aver terminato questo passaggio, come vedete, ho inserito le perline negli spazi sia nella parte inferiore che superiore. Praticamente inizio a lavorare con i mezzi cristalli da 3 mm. Voi potete utilizzare anche, ovviamente, i Bicono Swarovski da 3, che secondo me sono più adatti a questo tipo di lavorazione perché il mezzo cristallo è leggermente più grande. Io però al momento non ne sono provvista e andrò a scegliere tra i mezzi cristalli che ho quelli che sono più piccolini, di modo che possano entrare abbastanza bene all'interno degli spazi che si sono formati tra una 11.0 e l'altra. Quindi, come vedete, ho il filo che fuoriesce da questa 11.0 qui. Vado a prendere il primo mezzo cristallo e lo inserisco nella rocaille 11.0 successiva. Questo è il passaggio che dobbiamo fare per tutto il giro. Quindi completiamo il giro con i mezzi cristalli. Ho completato il giro con i mezzi cristalli e adesso ho il filo che fuoriesce appunto da uno di essi. Vado a inserire sul lago una 11.0 e rientro nel mezzo cristallo successivo. Quindi questo è il passaggio che dobbiamo ripetere per tutto il giro: inserire
una Rokai 11.0 tra un mezzo cristallo e l'altro. Eccoci qui, abbiamo terminato anche questo passaggio. L'ultimo passaggio che dobbiamo fare prima di chiudere completamente la lavorazione è quello di creare degli archetti su ogni mezzo cristallo. Quindi io ho il filo che fuoriesce da questa Rokai 11.0, che è una delle Rokai 11.0 che abbiamo inserito appunto nell'ultimo passaggio. Vado a inserire 4 Rokai 15.0 sul lago e rientro semplicemente, molto molto semplicemente, nella Rokai 11.0 successiva. Questo è il passaggio che dobbiamo ripetere per completare appunto il nostro modulino. È un modulo veramente semplice, consente di realizzare orecchini, collane, anelli, anche perché è molto piccolo, e bracciali, veramente si presta per tantissime cose, è di facile esecuzione e quindi noi andremo a montarlo a breve a bracciale e adesso però andiamo a completare il giro e ci vediamo quando ho finito. Come vedete, ho finito i moduli che mi consentiranno appunto di realizzare il centrale di questo bracciale che voglio realizzare. E questi qui ovviamente li avevo già uniti in precedenza, ma voglio mostrarvi anche come ho deciso di unirli per creare appunto il bracciale. Ho il filo che praticamente fuoriesce dalle due perline centrali di uno dei petali. Avendo 10 petali, praticamente abbiamo 4 petali superiori e 4 petali inferiori. Quindi io sono andata a lavorare su quello centrale che è appunto il centrale sia da questo lato che da questo. Vado a inserire una Rokai 11.0 sul lago, una perla da 6 mm, un'altra Rokai 11.0 sul lago e rientro nel nuovo modulo, quello che abbiamo appena terminato, nelle due perline centrali di uno degli archetti che abbiamo appena finito. Quindi non in una sola perlina perché altrimenti non risulterebbe bilanciato, ma in due perline. Quindi faccio in questo modo, tiro il filo. Ecco qui. E praticamente adesso vado a riprendere una 11.0. Faccio vedere da questo lato qui perché risulta più semplice. Prendo un'altra 11.0 sul lago. Entro nella perla da 6 mm, tiro bene il filo, prendo un'altra 11.0 sul lago e rientro dall'alto verso il basso nelle due perline centrali dell'archetto, a cui appunto ci siamo collegati. E tiriamo molto bene il filo. Io ripasso più volte all'interno di questa sequenza di perline per rendere il tutto ancora più stabile. Dopodiché ci posizioneremo con l'ago nell'altro, diciamo nel petalo opposto, e cioè questo qui, per creare la nostra asolina finale che ci servirà appunto per collegare la catena o il nastrino, quello che volete, al nostro centrale. Ci vediamo quando ho finito. Come vedete, ho portato il filo che fuoriesce dal petalo opposto del modulino finale del nostro bracciale e nello specifico il filo fuoriesce da queste due perline qui. Io ho inserito semplicemente sul lago 5 perline 15.0 e vado a ripassare il filo più volte all'interno delle due perline per creare questa asolina. Quindi è molto semplice da creare. In pratica, ripasso più volte all'interno dell'asolina per renderla più
più stabile. Eccoci qui, siamo arrivati alla fine di questo tutorial. Questo è il risultato finale. Come vedete, io ho applicato una catena in alluminio con un moschettone galvanizzato. Ma ovviamente voi, se volete, potete realizzare anche 5 moduli e creare un bracciale completo soltanto con le perline. Io non avevo molto tempo e quindi ho optato per questa soluzione. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se avete intenzione di riprodurlo come anello, bracciale o quello che più vi piace. E io faccio gli auguri a tutti voi di buon anno. Ci rivediamo sicuramente prestissimo con nuovi video. Un bacio e alla prossima. Ciao!